Dal Vangelo secondo San Matteo, lode a te, o Cristo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi e né un albero cattivo produrre buoni frutti. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. L'acclamazione dal Vangelo: rimanete in me e io in voi, dice il Signore, chi rimane in me porta molto frutto. E dal Salmo 104 il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Mentre nella prima lettura dal libro della Genesi abbiamo Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia e il Signore concluse un'alleanza con lui. Cari fratelli e care sorelle, sì, Gesù lo dice proprio, dai loro frutti li riconoscerete, i famosi falsi profeti, che sono, come dice Gesù, dei lupi rapaci. E fa giustamente una parabola importantissima, cioè un albero buono non può far frutti cattivi o un albero cattivo non può far frutti buoni. Albero in questo caso si intende come pianta, come paragone, per dire che una pianta velenosa non può dar frutti buoni e una pianta da frutto non può far frutti velenosi. Questo è il discorso. E tanto è vero, dice Gesù alla fine, dai loro frutti dunque li riconoscerete. Chi viene da Dio, viene da Dio. E chi viene da Satana, viene da Satana. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.